Buonanotte a tutti, eccoci qua, finalmente al secondo album, Il mio infinito, seconda parte, con la musica straordinaria e sublime di Hot Dog e Coca Zero. Gabriele, che ringrazio in primis assolutamente, poiché questo album e quello precedente e tutti gli altri che faremo sicuramente possono esistere grazie a lui, grazie alla sua musica, grazie alla sua meravigliosa professionalità, non solo di compositore di musica, ma anche tutto quello che è intorno all'album, alla sua realizzazione, distribuzione, eccetera, eccetera, eccetera. Io ci metto i miei testi, le mie parole e la mia voce, ma sicuramente tutto questo ha bisogno di musica e ha bisogno di essere realizzato con una musica particolarmente affascinante, accattivante e che sia in sinergia con le mie parole, con la mia voce. E poi c'è chiaramente tutta quella parte tecnica che io non conosco e che però Gabriele invece Hot Dog Coca Zero sa fare in modo egregio e stratosferico. E allora io è chiaro che devo ringraziare, è doveroso e desidero ringraziare Gabriele, Hot Dog e Coca Zero per questo secondo album. E lo ringrazio anche per il primo album, e lo ringrazio già in anticipo, lo farò ancora per tutti gli album che faremo in futuro insieme. E, è assolutamente un personaggio che io stimo, è una persona eccezionale, è un genio, insomma, ecco. Lui è il poeta della musica, sicuramente. E grazie per ciò, Gabriele, davvero di cuore e col cuore e con l'anima. Voglio anche ringraziare tutti voi, chiaramente, tutti i miei fans, tutti i miei follower, o comunque io li chiamo infinitissimi, infinitissime fanciulli, fanciulle, che comunque mi ascoltano in tutto il mondo e amano la mia poesia, amano quando anche parlo e qualche volta anche straparlo, con dei miei monologhi, che mi perdo nel mio infinito a raccontare di questo, di quello. E perciò colgo l'occasione con questo secondo album davvero di ringraziare tutti con un bacio a braccio, con una carezza e con tutta quella tenerezza che nel mio infinito scrivo. Perché le poesie sono di tutti, io le ho scritte, io le leggo, le declamo, però le poesie mie sono sicuramente anche vostre e io ve le voglio dedicare sempre, sempre, ogni volta. E quando io le leggo penso a tutti voi, penso all'umanità, penso all'amore, ma anche sicuramente alla luce, al buio, alla tenerezza, anche alla tristezza, anche alla paura e anche a tutti questi momenti difficili che abbiamo vissuto e stiamo ancora sicuramente vivendo, un po' meno fortunatamente rispetto a prima. E questo album in qualche modo è uscito in modo particolare, intanto la poesia finale di questo album, Il mio infinito, seconda parte, e ricordo ancora tutto, che chiaramente ascoltandola bene capirete che cosa vuol dire. Non vi dico nulla, ma già alcuni di voi conoscono questo album, lo stanno ascoltando e ho già ricevuto dei feedback assolutamente eccezionali. Io vi ringrazio, non ci sono parole sufficienti per ringraziarvi. Il tempo disse invece che è la prima poesia che ho deciso con Gabriele di mettere come pole position, è perché io l'ho scritta per questo album ed era chiaramente inedita prima che uscisse con questo album, e chiaramente una poesia scritta più o meno nelle stesse ore senza sapere che lui stava componendo la prima musica e lui non sapeva che io stavo componendo la prima poesia di questo, inedita chiaramente, di questo secondo album. Abbiamo poi deciso la copertina, io ho mandato le mie copertine e lui ha scelto questa copertina che ho mandato. Insieme abbiamo capito che questa era giusta e magari chissà le prossime le sceglierà lui, insomma, ecco. Abbiamo fatto tanto insieme, abbiamo una buona sinergia e niente, questo album è per me e anche per lui sicuramente un grande ed immenso capolavoro. Vi faccio ascoltare da Amazon Music l'ascolto in tracklist. Dopodiché, alla fine di questo ascolto, vi dirò ancora due parole e poi mi piacerebbe sapere, insomma, il vostro parere. Ovunque volete, chi mi conosce bene me lo può scrivere su WhatsApp, Telegram oppure comunque in tutti i social. Io sono su Instagram,
sono su Facebook, ho la pagina Facebook, ho la pagina Poeta Amore Infinito sempre di Facebook, e poi ovunque voi volete potete inviare la vostra critica, perché anche la critica deve essere positiva per crescere, per imparare insieme, perché io sono assolutamente l'ultimo dei poeti, non sono nessuno. Mi sento infinito, ma infinito perché scrivo sull'infinito, e poi io mi sento cosa mi sento, ma alla fine voi pensate quello che volete del mio infinito, io lo amo alla follia e lo metto ovunque e sempre lo farò, sino alla fine dei miei giorni e della mia eternità, perché l'eternità ha una fine ma anche un inizio, questo è certo. Perciò vi abbraccio e vi lascio questo ascolto, cuffiette se potete, occhi chiusi se potete, concentratevi, chiaramente qua 30 secondi per ogni pezzo, ma voi su YouTube lo potete ascoltare, chi ha Spotify e anche su Spotify, Apple Music, iTunes e tutte le piattaforme del mondo, chiaramente. Qui lo ascolterete da Amazon Music. Ok? Buon ascolto e un abbraccio. Essendo inesorabile, posso decidere l'inizio e la fine di quasi tutto. Il tempo guardò il cielo e le stelle, poi disse: sono loro, non potrò mai controllare. L'inno alla purezza. Noi siamo creati da un soffio di vita e vogliamo senza meta verso il nostro destino, che da sempre ci abbraccia con le sue ali invisibili. Ti amo perché il mio destino sei tu, con occhi e sorrisi dipinti in. La salvezza non è una parola. Non sono mille discorsi d'amore e di pace che con un eco si perdono nell'immensità. La salvezza è scritta indelebilmente nella nostra anima. Utopia resterà solo polvere al vento e tutte le convinzioni di grandezza svaniranno nel nulla. L'umiltà, la timidezza, la delicatezza e la sensibilità sono la più genuina espressione dell'amore. La vera grandezza è plasmata di semplicità, nata nelle mente. Il deserto e le stelle sono la mappa della mia anima, le coordinate universali per comporre l'incantevole poesia i miei pensieri. In questo deserto di stelle volo e canto tutti i sogni di mari ed oceani che restano incantati dalla straordinaria luna, dalla tua mente. Sono occhi che contemplano il cielo, volano da te come ali dell'anima. La distanza è cosparsa di zucchero filato e dal nostro infinito amore. Non conosco il nome delle stelle, ma loro conoscono il mio. Noi umani diamo nomi a tutto ed anche alle stelle, ma loro sono lassù, ancora prima delle parole e della nostra stessa esistenza. Ricordo la tua pelle, il tuo meraviglioso profilo da accarezzare.
Ricordo ancora, poco più in là di ieri, il nostro contatto d'amore. Così vicino da sentire la tua essenza. Ricordo ancora il tuo sguardo, così ravvicinato. Ed eccoci qua, a fine album. Vi dico ancora questo, per chiudere questa presentazione. Questo secondo album, per la pandemia chiaramente, è stato realizzato in modo diverso dal primo, perché il primo in sala d'incisione, da lui, da Gabriele, Hot Dog, Coca Zero, e che non si pensava neanche di fare un album. Abbiamo registrato queste poesie e poi ho detto facciamo un album, boh, l'abbiamo fatto così, dall'attimo all'attimo. Il secondo invece, chiaramente avevamo già detto, poi faremo un secondo album per farne 8 con questo titolo, Il mio infinito, e poi chissà quanto altro. Io poesie ne ho per produrre e pubblicare decine e decine di album, insomma, ecco. E questo album è stato comunque realizzato, io da casa registravo, su indicazioni chiaramente di Gabriele, come dovevo fare, sul mio telefono, e inviavo poi in MP4 le poesie. E lui poi con la musica, e faceva tutto quel lavoro che ho descritto all'inizio, chiaramente molto molto professionale e particolare. Perciò io inviavo 4 poesie che registravo tutte in una notte, in una sera, di notte più che altro, e poi altre 4 in tempo di pandemia, da casa, nel silenzio. La prova iniziale, e lui mi aveva detto prova nell'armadio, fai così, fai cosà, mi ha dato delle indicazioni chiaramente che lui conosce in modo eccezionale, e suo lavoro, insomma, ecco, grande professionista, grande maestro Gabriele, e io ho seguito qualche indicazione, poi ho fatto un po' istintivamente, ho cambiato stanza, non più nell'armadio dell'abbigliamento, e lui ha detto va bene, devi leggere dove ti senti e dove percepisci la tua energia, e io così ho fatto. Ed è questo che voi ascoltate, perciò dei rumori che sentite sono rumori reali, in particolare nella poesia Il deserto e le stelle, il fruscio è normale, sembra la pioggia, ma non c'era pioggia, la pioggia c'era nel rumore, nell'aria, chi lo sa, da qualche parte qualcuno voleva portare questa pioggia qui da noi, e però non c'era, perché non pioveva quella notte, assolutamente, ne sono certo. E questo è il secondo album, Il mio infinito, seconda parte, con Hot Dog e Coca Zero. Buon ascolto e buon tutto, un bacio abbraccio. Attendo vostre notizie, presto, di questo secondo album. Stiamo già lavorando al terzo. A presto. Ah, dimenticavo. Sono Walter Infinito.